una vita che hanno rimpallato sempre nello stesso modo e hanno sempre fatto i birilli buoni. Certo, certo. E non hanno, e continuano, cioè, a quella è una posizione che se rimpalli vengano sempre qua, però non lo sanno, capito? Cioè, loro lo fanno e poi... Ma non lo fanno, perché cioè, è bene che ci sia sempre questo discorso della fortuna. Della fortuna. Capito? Bene. No, è bello soprattutto che qualcuno pensi che ci sia la fortuna, certo, di mezzo, mentre spesso e volentieri corrisponde cose a loro. Senti, passa da questa parte, perché io direi di mettere il numero in sovraimpressione, no? E da questo momento diamo spazio agli amici che vogliono telefonare e farti qualche domanda, perché sicuramente, eccolo qui il numero, ci potrebbe essere qualche amico a casa che dice: ma io mi sono trovato in questa posizione e non ho saputo cosa tirare. Certo. Perché molte volte, ecco, come in questo caso hai detto, ci sta magari il tiro di rimpallo. Lo vediamo anche di rimpallo? Sì, vediamo intanto. No, ecco, allora, apriamo il centralino. Allora, c'è già il numero? Vediamo. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao, sono Roberto. Ciao Roberto. Volevo fare una domanda a Michele. Sì. Senti, nel rinquarto di prima, quando le palle sono nel secondo quadrato, un pochino alte, ho visto giocatori che ci tirano il rinquarto stretto per fare la rimanenza, altri che tirano lo striscio. Io normalmente prendo il rinquarto... Scusa Roberto! Roberto! Sì? Puoi inquadrare un attimo dall'alto? Sì. Cioè, intendi questa posizione qui? Una no, qui? Sì, le palle, io vedo male la televisione, comunque alte verso il castello. Ma con questa inclinazione della mia stecca? Sì, sì, sì. Ho capito. Ti posso far vedere prima il rimpallo? Sì. Se no non mi... Allora, guarda Roberto, una è attaccata qui, vedi? Sì. In posizione questa posizione, il pallino in fondo, non vedrà. Comunque, un pochino di effetto a sinistra, con la stecca... Miri il centro dell'altra palla, sempre. Sempre. Questa ti sembra niente? A direzione. Veloce, sotto. Guarda Roberto. Che bello! Roberto! Guarda che bel tiro! Hai visto? Grazie. Molto bello questo. Ora ti dico il tuo. Allora, ti rispondo al quesito. Dunque. Allora, rinquarto sullo stesso quadro. Guarda, ecco qui. Fino a questa posizione... Bene, viene bene, no? Sì. Viene bene, il rinquarto non ci sono problemi, con l'effetto a destra si fa fare questo percorso alla nostra biglia e qui, facendo questo percorso l'altra non la trova mai. Quando abbiamo una posizione dritta, siccome la nostra biglia da qui, no? Sì. Viene qui, non lo farà mai questo percorso e verrà sempre qui. E è in questa posizione che si troverà il rimpallo. Quindi... O non lo tiri il rinquarto in questa posizione, quindi scegli di tirare uno striscio, quando non sei... Mi senti? Ti sento bene. Sì. Quando non sei sicuro, la posizione dove te non sarai sicuro, siccome te sei un giocatore che se ne intende, se no non avresti fatto questa domanda, la posizione dove te non sei sicuro sarà sempre la posizione dove lo striscio viene da solo e vanno le palle agli angoli. Capito? Non, te se, la sai valutare la posizione, se no questa domanda non l'avresti fatta. Quindi o tiri il rinquarto sullo stretto a fare questo tipo di rimanenza, te lo faccio vedere, a fare questo tipo di rimanenza non rimpallerai mai, hai visto? Sì. E fai questo tipo di rimanenza, specialmente io l'ho fatto bene, lo puoi fare anche a Goriziana, oppure giochi lo striscio che... Perché te non lo tirerai mai in questa posizione, lo sai che in questa posizione il rinquarto c'è. Sì. Quindi l'avrai sempre qui. Allora non rischiare mai, provatelo a casa il rinquarto fino a che non sei sicuro. Quando sei indeciso in gara, gioca sempre lo striscio, effetto a destra, la palla scarsa, non la prendere mai grossa, con la forza di portare la bianca in fondo di qua. Guarda. Ho fatto 11, però comunque l'importante è che tu non la prenda mai grossa sullo striscio e non so se ti sono stato... No, ho capito. Hai capito? Perché qui non ce l'ho un modo per insegnarti a scansare il rimpallo, perché le posizioni possono essere tante. Quello si può fare se siamo insieme. Per ora ho cercato di darti un consiglio. Quando sei indeciso sicuramente sarà una posizione che lo striscio è così.
Okay. Oppure la messa, cioè facendo il rinquarto stretto, va bene? Va bene. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Blocchiamo un attimo le telefonate perché siamo veramente agli sgoccioli, perché mancano 7 minuti. Ora mi stavo allenando, ora avrei preso tutti i tiri. Ecco, proprio adesso. Cioè, everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a scooby dooby melody. I'm the scat man. Sing along with me. It's a scooby dooby melody. Yeah, I'm a scat man. I'm a scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons who would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man?